Siamo. Allora, prima di fare l'altra presentazione, ci sentiamo come comitato di ringraziare di cuore il concerto bandistico della città di Sava. È stata un'intera giornata qui, nonostante la mattinata non sia stata neanche tanto bella, per cui ci hanno omaggiato, hanno fatto divertire. Come io ho pubblicato qualcosa su Facebook, sia il centro per anziani che la scuola elementare, sono stati bravissimi e sono stati convolti tutti, quindi grazie davvero e buon rientro soprattutto, grazie ancora, grazie maestro, grazie Paolo, grazie a tutti, grazie ai Pasani nonché componenti del direttivo del comitato, Paolo e Daniele Palumbo. Allora, io rappresento il comitato feste, però dietro me c'è tantissima grazia. L'applauso, volevo dire questo, l'applauso non è solo a me, come è rivolto a tutti i collaboratori del comitato feste, che comprende anche il direttivo del comitato, da Nico, vicepresidente, a tutti quanti i ragazzi che si stanno, ragazzi nel vero senso della parola, che si stanno prodigando, per non parlare poi dei punti fermi che sono le persone che ci stanno dando una mano non indifferente per il raggiungimento degli obiettivi. Gli obiettivi sono obiettivi comuni che rendono quel paese ancora più bello, quindi grazie a tutti quanti e grazie a voi che quando entriamo nelle vostre case voi in qualche maniera, chi più e chi meno, ci gratifica. Quindi grazie davvero. Adesso faccio la presentazione. Gentili signore, gentili signori, autorità tutte, il Comitato Feste Patronali è lieto di presentarvi per la prima volta, in collaborazione con il Circolo Chiedonia, c'è stato subito un'intesa, il mio ringraziamento va ai collaboratori anche del Circolo Chiedonia, l'Ubuntu di San Brigio e altro. Scritto e ideato da Vito Bergamo, e qui un applauso, e Anna Maria Chirienti, che sta accompagnando i ragazzi. I ragazzi non sono tutti, manca anche un, mi pare si chiami Andrea, che dopo tutti gli sforzi, le prove, si è ammalato e purtroppo, quindi lo salutiamo con un applauso e lo ringraziamo per la disponibilità. A voi tutti buona serata e buon San Brigio a tutti. Poi, finita la cerimonia, faremo altri ringraziamenti. Buon divertimento! Stasera tutti noi vi leggiamo la pagina 35 del libro dell'increscioso. Come
sia né Papa Cessario. E na pracalima che ci ionavizia. Chere onesta nambum est in Anglisia, na dume tonavizie olinemera. Ci noene o ciorima, ce mi apedia, ce efiche i turs narti sti calimera. Iamurizie mue calimeriti oli segapune, sutelune ena calo moliti cardia. Ercomesta sti in Anglisia, ce sefra calume, na blepsiti calimera su molata pedia. Per chi non ha capito lo greco, leggo la traduzione. Una preghiera piccica per San Brizio. Ci presciamo, utrasimo alla chiesa, cu vidimo San Brizio per tutto il giorno. Qui giù è del papà nostro, e noi i figli, e la Sauturs, cum venga qua a Calimera. San Brizio mio, noi calimeresi, tutti ti amamo, te ulimo bene e con tutto il cuore. Venimo alla chiesa, cu te pregamo, e ti è proteggi lo paese tuo, con tutti i suoi figli. Vi presento Anna e Francesca, che cancelliscono lo conto di San Brizio. Dato si che oggi è di San Brizio, per cominciare vi conto una piccola storia, e dico storia dello protettore nostro. Ormeno qui do calovito se fitavo cuccoglia e mi disse: se incede qualche studioso e ricercatore bravo, e ora cu se setta e cu scriva la vera storia di San Brizio, perché solamente a Calimera non si sa la vera storia dello protettore. Ma io non faccio già la storia. Senti, la piaga, un soldato che si chiamava Cordolo e castia alla Francia, fitte in solo San Brizio. Cari disse, alzate, che ti porto a casa tua. A un momento lo Cordolo si trovava a Calimera e San Brizio gli disse, vane dinna a tutti quanti, che ad questo momento sono lo protettore vostro e quannanzi faccio una cappella per mia. Non è proprio così, Francesca. Questo è dello conticetto che sanno tutti. La storia è un'altra cosa. Senti pure dire, così impari. San Brizio nasce a Tours allo 370 e morse lo 13 novembre del 443-444. Del giovanotto era lo discepolo che lo vescovo Martino tenia a cuore. Eppure se allo vescovo Martino gli hanno fatto di tutti i colori, quando questo morse, fecero a vescovo San Brizio lo stesso. Già da appena lo fecero, cominciarono le guerre per quinto. Perciò gli invidiosi volevano che lo cacciano e lo accusara che gli ha messo incinta una femmina. San Brizio, fosse di scolpa, scennanzi allo piccino che gli ha nato e cadenia un mese. Lo piccino disse, lo Brizio non è de padre, ma... San Brizio pigliò lo cappello de vescovo che tenia al capo e lo chiude a broscia, senza questa broscia nelle mani e nello cappello. Perciò lo portò innanzi alla la tomba di Santo Martino. Tutta la gente che c'era dannanzi chiamava sti due avvenimenti miracoli, per gli invidiosi era strigoneria. Questi erano i due miracoli che San Brizio fece in vita. Io faccio che già nel 1400 San Brizio che non sia nel Calimera. Non è possibile, Francesca, perciò non c'è nulla carta che lo dice. Invece sentisce dice sta da carta. Allo 1500, quando non c'erano i francesi pure a Calimera, lo capo di questi scrisse una lettera allo vescovo di Otranto, Serafino da Squillace, e gli ordinava commetta San Brizio come protettore di Calimera. Lo vescovo subito rispose e fece come gli hanno comandato. Per la verità dei calimeriti di tanto, non è dei cali piazza molto sta cosa. Perciò San Brizio non era greco, non parlava di greco e manco lo nome gli piaceva. Finché non trovava un modo che lo chiamano in greco, Brizia, Briziolai. Questo lo vediamo sopra i registri della chiesa. Fino al 1608, a nord del piccino, gli mise il nome di Brizio. Fermi tutti! Eccolo messo, c'è bene da solisti? Allo 1585, lo cristiano di Acquarica, scia un mosaico di Vermole e di
disse che si chiamava Pezzo Calà. Quando questo era più cicco, mi hanno pigliato le corti e la data sua tocca a uomini dalla roba a casa mia per pagare lo riscaldo. Quanto sape questo! Poi, dopo un centinaio di anni, i calimerici si affezionarono agli santi e i motivi sono questi. Al 1699, quando sta a 16 anni sa, non furmine tra siu dello finestretto che stia sulla sulla porta di fronte all'altare di San Brizio. Si mise a gira tutta la chiesa senza purtroppo non do cristiano. Bruciava una piccola parte che c'era lo ferro filato che serviva a suonare la campana e poi vestiva della porta grande e lo stava su un segno sopralluboico. Poi, allo 1743, fece terremoto e per grazia di San Brizio a Canimera non successe niente. E dettato, per molti anni, allo stesso giorno del terremoto, alle 11:30 di sera, facevano cussona alla campana per ricordo del miracolo. E poi non la sono più, se sarà questo miracolo a Calimera, c'è il fare, lo buono se lo scerrano tutti. Come si avete creduti che i calimerisi si scerrano pure in grazia di San Brizio? All'1830, l'arcivescovo Monsignor Caputo fece una santa visita allo santuario de Roca e dagli documenti de Tandu risultava che c'erano in due altari, uno dedicato alla Madonna delle Grazie e l'altro San Brizio. Immaginatevi voi come li calimerisi riusciranno a farsi nell'altare de San Brizio, pure che c'era il nome di Nell'Antonio, che si criticava tutto ciò. Per la verità, agli primi anni del 1900, Scira e non le guarda già intro e non sappiamo perché. L'altro miracolo di San Brizio, molto importante, lo fece in Russia quando c'era la guerra 1940-45. A un soldato dello Bosciardo, Foggiardo, che si chiamava Giovanni Antonazzo e che tenia lo vizio con bestemmia sempre San Brizio, dopo una traverseria si trovò fregato sotto la neve e sta a morire. Tutto de palo vitte San Brizio che lo salvò. Per riconoscenza, dopo la guerra, fece un pellegrinaggio con i suoi compaesani e familiari a Canimera, alla cappella di San Brizio. Anna, ma muovi non vieni qui per la festa di San Brizio? Ma non lo saccio. Il 13 novembre del 1947, quando ormai la processione gli ha vissuta e stia in via Ciclo, tutto de parlo si aprì lo cielo e cominciò con fazza fulmine e troni e tanta d'acqua che i cristiani si piegavano per guida che gli arrivò suso. Per fortuna, appena cadiò la prima zitta, la statua dello santo riuscì a quella trasa ne entro, a un portone castare delle coste allo forno dello Pissi. Dopo una picca, ormai ha scuruto e scampato e la processione si è ritirata entro la chiesa sana e salva. Anna, Anna, senti, c'è un puttolo orlando conversando. Qui tu, tanto, tenia 5 anni e ti armanti la mamma sua. Entra a casa, tutto de paro, mettere una palla di fuoco. Calisto figlio, reto l'ortale, e grazie a San Brizio mi disse che non gli successe niente. Davvero, Francesca, c'è bella cosa che contasti. Ma a sto punto vi conto una cosa che picca gente sa per Calimera. Ebbene, lo conto del mio quadro cancella da sopra pitturato San Brizio vecchio e una culla con tre piccine. Do quadro era stato ordinato allo 1765 a un pittore de Tandu, del cristiano de Calimera, che si chiamava Policarpo Castignolo. Sto quadro poi uscì e spicciava a Nardò, perciò la famiglia dello Policarpo sciò qua di Tardai, do perciò non lo sapimo. Però una cosa è certa, che qua a Calimera gli ha registrato tre figlie femmine, come guide di do quadro. Al 1770, quando uscì a Nardò, qui dove successe non lo sapevo. Perciò, però, con tutto ciò che ha di figli non gli ha tenuto, risulta che uno dei tre figli diventò un notaio ed era mascolo. Poi sta famiglia ebbe la storia sua, che è contata del Pantaleo Palma, su brano libro Canimera dell'Ottocento.
Sto quadro esiste ancora e si trova a Nardò, intra le mani dell'erede Maria Luisa Caputo. Buvu, e c'è bete, nato miracolo, la femmina che diventa mascolo. Non è Francesca, un mistero è stato, non si sa per. Abbiamo voluto vi diciamo sto conto, perciò ci passa molto strano, e perciò pensiamo che lo Policarpo Castignano io ho avuto una grazia di San Vizio, e perciò si è fatto fare il quadro. Ma parliamo delle reliquie. Anna, ci sono le reliquie? Francesca, ma senti ci sono. Su parte del corpo degli santi che vennero conservate in Zannateca e vennero venerate degli federi. Sopra un libretto che scrisse Papa Cesario al 1912 parla delle due reliquie, un antichi delle prime dell'Ottocento, forse. E a proposito di sta reliquia, Papa Cesario diceva che forse era falsa, perciò tanto si facevano i commerci delle reliquie. La seconda invece arrivava a Calimera al 1883 grazie all'arciprete Luigi Gabrieli Furrocco. Sta reliquia ce l'hanno data le monache carmelitane Scalze de Tours e noi di Desime Pescangio una reliquia dei santi martiri di Otranto. Per la verità tenevo poi una terza grazie all'interessamento dell'onorevole Gabrieli e questa arrivava nel 1952 il 26 luglio. Allora in tutto tenimo tre reliquie, però alla chiesa una sola non c'è. E laude, c'è fine idea? Boh, c'è saccio Francesca, che mo t'aggiù dire un'altra cosa a proposito. Papa Cesario, sopra sto libretto Carezzi, scrisse due pagine di fuoco contro i preti di Tando, perciò non tenevano cura delle carte, che perciò si sparpagliavano e così si perdia la memoria. Noi a Calimera facciamo due feste per San Vizio. Quella liturgica, come la chiama Papa Cesario, il 13 novembre per la commemorazione della morte dello santo, e qui d'estate, il 29 luglio, che si faceva in onore della reliquia. A quinta d'inverno si faceva solamente la processione, la messa e per qualche anno venne lo schiattoso di Brindisi che suonava. Da qui dell'estate, oltre la processione e la messa, c'era pure la banda. C'era lo schiattoso? Era un cristiano grande, cascio con lo piccino. Lo piccino suonava la trombetta. Lo cristiano grande tenia lo tamburo, la fisarmonica, i piattini, l'organetto e i campanelli. Come Luigi Marchetta? Non è Francesca, Luigi è un'altra cosa. Quindi suonavano e facevano la banda, giravano nella piazza e poi si fermavano lo Michelino Modesto. Lo posso guardare, ci diamo? Ma questo è Denardo Conto, che non ci lo dice la Caterina e la Laura. A conclusione, io vuol dire una cosa importante che ci riguarda. Vedete che teniamo un protettore che ci scelse Quindo e non noi a Quindo. San Vizio è pure lo protettore degli soldati e dei giudici. E non gli costava niente di mangiare, perché c'era gente di
boschi e con gli uverani. Per la verità, sti castelli dei dando, io ne combattere molte guerre con i soldati del Marchese, prima con i chiani cestoni dei verani. Sia inventare, come io ne fare, con lontano non le guardi a una parte e quindi con trasmo dell'oda parte. Quasi sempre gli venia buona, però una fiata, qualche turno si buscava una freccia o un colpo di lancia degli soldati. Puriti, e tanto i carabinieri non gli facevano niente? Laura, tanto i carabinieri non c'erano, le guardie dello Marchese comandavano. Quando poi, alla metà dell'Ottocento, cominciarono piano piano, con taglia nelle lizze, i verani non li c'era più. E poi gli decimo di mangiare di porci, erano uscire sempre più lontano. Piano piano, così piano piano, cominciarono a cospariscare le porcinaie. Però, pure con i porci, i cani meriti non li crescevano come una fiata. Alla gente dei paesi del Quannanzi, gli rimase sempre a bocca, di porci e di calimero. Ma non perché vogliano confendere i cristiani calimeriti, ma perché i porci che crescevano i calimeriti erano buoni e saporiti. E lo porco, quando lo uccidiamo? Questo porco, tanto lo Marchese ogni tanto facevano un giro con lo cavando e con tutte le guardie solitarie si accudavano, convincia quanti porti porci tenevano i calimeriti, in modo che si faceva pagare la decima sulla rendita. Ma i calimeriti, che avessi non erano, gli hanno trovato un tanto modo con Gabriele Marchese. Intro le porcilaie gli hanno scavato qualche grotta e quando sentivano che sta arrivando Marchese, i muti muti, li scondiamo da sotto e li copriamo con le sarcine. Poi pigliavano il rumato dei porci e lo spappaiavano a dare cagli altrasire. Tutte le volte si appuzzava. Lo Marchese e i soldati non trasiano, contavano di 4-5 porci e se ne sciano. È vero? Questi li facevano? Erano proprio turchi, allora, i soldati del Marchese. Chiaro con i turchi, che hanno lingua gli errori. Però c'è pure qualche storia brutta che è successa a qualche cristiano che abitava innanzi alla porcilaia. Caterina, c'è per un punto della carimerita? Sì, ne Laura, lo sai pure dire? Sì, ne, e lo contavo il mito. E mi disse che non lo dica a nessuno. Perciò lo scrisse sopra il libro e ci vuole che lo saccia copia il libro. E va bene, teniamocela per noi. Tanto la spiegazione per ci chiamiamo porci di mutata. E gli calimeriti lo sanno, non hanno fatto che uccidino qualche anno come si chiama tuo porco. Per la verità, Laura, lo porco a calimera non mi sembra manco sicuro che lo uccidiano nel San Maurizio. Perciò ci ho saputo che a muti e nel reto erano molto dei quali sono tanto gnambare. E dato che a muti mesi ci diano un porco per lo santo, forse quello qua era così. Toccavo di fimo, pure una da cosa, qua riguarda tutte le festicette che fanno un mese di novembre. Quasi tutte le chiamiamo del uragano. Ma uragano? Quello che dica che facciamo un duetto? Sì! Allora è per questo che i calimeriti aspettavano quando faceva molto vento. Vagine a caccia di notte. Chiamo Laura. Questa è della storia che ci punta la Maddalena e la Giorgia. È vero queste festicette che fanno a novembre le chiamano dell'uragano, ma a Calimera la chiamano San Vizio dei Ritordi. Io non saccio quando cominciare i cristiani cucinano gli animali che possano mangiare. Io cresco da sempre. Poi con lo tempo ognuno diventa un furbo per fatti suoi. Gli animali cercavano che si scondano come se facciano ziccare o uccidere. I cristiani invece si inventavano come viene a fare con zicca degli animali con picca fatia. E forse è stato quasi per caso che scoprire come viene a ziccare più muti picuni. Pare che una notte, che faceva molto vento, i macchiaroli che siano entrati nel bosco dove dormivano domarono una lanterna. Appena la domara, i piculi si svegliarono e cominciarono a sbattere sopra la luce. I cristiani capessero assunto, sta cosa la misero entrare per tutte. E così quando volevano mangiano piculi, c'erano una notte entrare nel bosco e con la luce e con le mazze ci viene quanti più potiene. Poi
amici, poveri piccoli, ma non è giusto che asciano quando qui di stanno mio. Ah, cara Giorgia, c'è tante cose che non sono giuste. Però tocca gustare che prima c'era molta fame e facendo tutto qui dovere possibile non possano mangiare. E non potevano mangiare non da come piuttosto cucciano di piccoli? Cara Giorgia, a sapere pure che della fine d'ottobre alla fine di marzo c'erano i turdi, ma specialmente c'erano molti storni. E ridere quando uscivano con faccia all'uccello quando volavano, pari a una nuvola nera come di male tempo. E quando arrivava poi lo castagliello, faceva nel cielo tutti i possibili disegni, perciò gli storni scappavano da tutte le parti. E Luca Stariello li seguitava con gli cia. Davvero, Maddalena? Io non li ho mai visti. E c'è voglia annaffiato col vicio sti sturni quando sta fanno i disegni in cielo. Poi si inventarono un altro modo che ziccano molti sturni. Mettiano le reti della parte che gli sturni erano tra sire e tra lo bosco, con basolano, e invece scappavano alle reti e li ziccavano. Poi arrivarono pure i cacciatori e quindi si mettevano in tra le campane che c'erano lì e aspettavano i turdi con gli sparano. Per la verità, tocca con dicimo che oggi turdi non ce n'è quasi più, ma pure gli sturdi scarciciano con tutte le medicine che hanno minato sotto agli alberi, piano piano pure i piccoli hanno parato e non si baciano più come mangiano volia. Ma Maddalena, c'è bene che li facevano tutti questi piccoli? Li mangiavano? No, li vendiamo. Mi ricordo che avete una vecchia fotografia dello Michelino Modesto, c'erano dei turdi in pisi e che li vendia. E poi si vendiano pure alle boteche. Li cristiani che c'erano da Intra non è che sapevano se erano turdi o sturni. Per le boteche erano tutti turdi, eppure per i cristiani che li buttavano. Fecero la sagra degli turdi e ce la fece, la provocò. Fammi avviso, Giorgia. Giorgia, non scherzi certo di questo. Qualcheduno che voglia questa diretta fece uno scherzo a tutti i turdi che c'è cappara. Ah, dici io, che se no hai voglia che spinnavano piccoli le femmine della provocò. Ma a quinto casaccio, questo scherzicello, si divertirà tutti. E poi sicuramente venne tanta gente, e pure quando trovarono la sagra dei turdi, ci erano a mangiare i pezzetti delle boteche di Calimera. Ma per questa cosa vediamo non ci dice le maniere. Care a ti Calimera. E puste un epale a ti Calimera, un'altra in addune, il bizzarri a puerchi? A tu sputecare, miste milune, ti pantatrone, pignone e ceglielune. E viene che tu endino te sa signore, feon ta secondine mere, o le te vule. Dio fore, pleno te ne nere. Tu no dio andata mai, stado ti chiera. C'è ma orio mi visi, c'è ma si mai, sirrune o lotto ieno matta mai. O andrà stei es mia nagra stiputeca, c'è e gineca ielonta, canima o lulega, c'è to cartuggi gomono ta crasi, ishera io bucchei na beglia sti. O maro antrepo o pinni c'è ne chittei, c'è signo canoni c'è un incantei. Ciuri, puoi che te poggia per lì, nizze che tota maglia, c'è taftia, esci putorne, pute che c'è cantine, na tre cufeonta, panta, sapuine. Le putecare de Calimera. Adu stanno le vecchie de Calimera, convengano con vigiano sta bizzarria cancelle? Delle putecare stavi parlando, che sempre mangiano in pieno e ridono. Le mogli se vestono de signore, levandosi a secondo momento tutte le ore. Doi fiate se lavano lo giorno,
A una lo guardano, all'altro gli danno la mano. E con le parole, duce facendoli, pissi pissi, tirano tutta la gente con gli occhi. Lo marito sta all'angolo dell'apoteca, mentre le mogliere, ridendo, face ancora amicizia con tutti. E quando Inche lo cartuggi del vino se bocca innanzi cosse mostra e il povero mascolo lo bie e non sente cura, perciò quitta lo guarda e non canta. E voi, padri casinesi figli, apriti gli occhi alle ricche, acciai che avete nelle ipotecare col passano, fuscendo senza fermare. E a breve le ipotecare de Calimera, viti picca picca ce facciano, però non ci spiega tutto lo Cristian e l'Andrea. Importante che c'era a Calimera era lo ipotecario. Tocca a sapere che hanno tempo, non c'erano più le 25 boteche di vino. Moi sicuro la diciti, lampu e si caricano i mediti. Le boteche tenevano una grande funzione sociale per questo paese. Perciò lo mettiamo allo posto che li aspettava. Pensate che li Maccaluri, i craunali, tutte le fiate che tornavano da giorno faticavano, la prima vista era proprio la poteca di vino. A Valenta si incontravano con gli amici e si scambiavano due quattro chiacchiere che si tengono informati sul proquito che era successo al paese quando quindi non c'erano. Poi, quando c'erano a casa, si levavano e bessino intorno alla piazza ed era uso che si sentano e facciano lo trasette lo padrono. L'usanza era casi a fare, non giro per quanti erano amici. Poi l'altra cosa molto importante erano le ipotecare. Le ipotecare? Ah! E confidere quanto vino si fidavano convinta queste femmine. Si mentiano a retro un bancone con una camicetta scollacciata e tutti i cristiani si infoggiavano allo balcone e dicevano: dammi mezzo quinto! Ma quindi non è che guardavano cioè, se c'erano mezzo quinto o 50 grammi, perciò gli occhi loro stiano incordati sopra le minne che li ballavano innanzi. Alla fine si inquazzavano del vino e da acquariciato con tutte le sacche vacanti se li tiravano a casa. Se non basta questo che giustifica il numero delle boteche che cancellano la fiata, c'è pure poi altre cose molto importanti, no? Una è che Calimera, volimo o non volimo, è un posto di passaggio. E perciò tutti quanti qui che passano da Martano con vagina a Lecce e viceversa, da Martignano con vagina a Merenduni e viceversa, si fermano alle boteche. Ma l'ultima cosa che è la più importante era la specialità che qualche una di queste boteche offria. Cominciamo. Tanto per nominare una, cominciamo per l'andata a Cerena. Faceva il nome Reggi di Trippa, poi la Lupantaluccio Trippa alla Pignata, con mute cipolle. La Gentileggio una Trippa alla Pignata, con mute cipolle e sarde fritte. Lunando un po' di catechica, quando li faceva profumare tutta la ghiassa. Ma poi tutte le boteche cercavano che facciano lo meglio di quello che era possibile. Però i pezzetti di cavaggio e le braciole erano una specialità della bimba. Eccola, eccola, eccola! Sta boteca è stata l'ultima cacciosa a Calimera. Però se volete, con la sapete tutta, oltre alle boteche che ha nominato lo Cristian, c'erano pure la Brizia, la Raferna, la Rigliani, lo Pauso, lo Colaci, lo Serafino, lo Briziottotto, lo Monesto, lo Mammalita, lo Capirizzo, lo Modda. Poi c'era pure lo Leonardo Paccio, l'Anastasia, la Vita, lo Faccio de Morte, lo Martino, la Pilusa, lo Mangiasagne, lo Martano, lo Peppino, la Vissera, lo Trenta e pure qualche lunata che non mi ricordo. Una cosa è certa,
casa in cielo con tante buteglie, e vuol dire che ognuno guadagnava la parte sua. Comun? Boh! Allora, immaginate che lui, quando quattro amici, quattro o cinque amici, insomma, di tanto, se minchiano, culleggirano tutte quante, ah, Cristiano? Ha preso quinto la fiata, cascia di ancia la panza, poi gli scira tutto di parola al capo. Questi cristiani, quando camminavano, parivano qualche a mezzo alla tempesta. Questo è scritto scritto, lo conto di San Maurizio, dei porci, dei tordi e delle putecare di Calimera. Vi piace? Se vi piace, quando vi siete, trovate i libri e sopra la cascetta dell'Uvito e c'è questo conto. Allora, io invito a salire Vito Bergamo sul palco. Andate a prendere. Aspettate ragazzine, venite qua. Ragazzi e ragazze. Allora. Un applauso a Vito. Come dicevo prima, ci sono sentiti con Nico e subito abbiamo accettato questa cosa perché è sembrata a noi e piaciuta a voi. Sì. Quindi un applauso a Vito e soprattutto ai ragazzi che hanno fatto questo. Come comitato feste non... Un piccolo presente lo volevamo farlo e ci siamo permessi di fare un piccolo pensierino, ma è giusto per dire grazie ragazzi. Quindi vi ringraziamo, siete stati bravissimi e adesso non so, Vito vuoi dire qualcosa prima che faccia i ringraziamenti? Vuoi dire qualcosa? Voglio ringraziare prima di tutto il Comitato Feste Patronali perché ha saputo cogliere l'opportunità di offrire un qualcosa di diverso ai calimeresi, che non è solo la banda, la processione, c'è anche altro. E l'altro può essere la storia del nostro paese, possono essere tante cose che i bambini vi possono raccontare in modo piacevole, in modo allegro se vogliamo. Io proprio questi bambini voglio mettere davanti nel senso che secondo me hanno fatto tanto, hanno fatto quello che probabilmente non ritenevano qualcuno non riteneva che fossero all'altezza di fare, quella di parlare dialetto, quella di parlare greco, ma soprattutto di imparare. E credo che le più anziane nel senso di coloro che hanno partecipato a molte di queste cose, ormai sono nelle condizioni di imparare. Il dialetto, no Anna, tu lo hai imparato a papà e alla mamma, lo stai imparando? Sì. Piano piano la figlia sta imparando il dialetto ai genitori. Ecco, vi presento tutti, Anna, la piccola grande Anna, Giorgia, Maddalena, Francesca! Caterina!
Laura, Emanuele, Cristian. Ho perso il conto, ce n'è uno in più. E un bambino. No, ti sei dimenticato di Andrea? Ci stavo arrivando. C'è un altro bambino che purtroppo non è potuto venire per la febbre. Comunque noi abbiamo sempre il piano B. Il piano B stasera era Nico Palma. Nico Palma, indegnamente ha rappresentato Andrea, che sicuramente era più bravo di me. Vi ringrazio veramente tanto del calore che avete dato a questi bambini e vi raccomando, fidatevi dei bambini. Hanno nella testa tantissime cose che possono fare, fategliele fare, fategli fare il mestiere di bambini, nient'altro, grazie. Grazie a te, Vito. Il sindaco dei bambini vuole dire qualcosa? Qua. Allora chiamiamo il sindaco dei bambini. Allora, Francesca, se vuoi venire. Scusatemi, ma l'emozione stasera mi ha veramente sopraffatto. E guardate, tutto ciò non si sarebbe potuto fare se non ci fosse stato il grande apporto di Anna Maria Chirino. Davvero. Io comunque l'avevo menzionata quando ho fatto la presentazione. Prego. Io sono un attimo in difficoltà, nel senso che parto da un presupposto, no? Ogni tanto anche il sindaco di un paese dovrebbe tacere. Perché? Perché ci sono dei momenti in cui è talmente tanto bello gustare la delicatezza, la spensieratezza, la capacità che hanno i bambini di meravigliarci, che a volte dire delle parole in più sembra quasi che si rovini questa magia, no? E io stavo dietro e dopo all'inizio avevo dato in bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi, perché so che quando si sale sul palco, comunque, diciamo, per quanto ci siano i genitori davanti, uno è un po' in ansia, vero Anna? Ecco, allora io allora avevo dato in bocca al lupo ed ero sicura, come poi è stato, che ci avrebbero sorpreso piacevolmente. Queste bambine e questi bambini frequentano costantemente la casa museo dove c'è Vito e hanno in questo modo la possibilità veramente non di passare soltanto del tempo, ma di passare quel tempo bene. Perché una delle cose che noto un po' per il ruolo che, insomma, che ricopro, quindi spesso mi guardo intorno e sono attenta ai comportamenti e agli atteggiamenti delle persone, no? E capisco che questo paese ha veramente bisogno di riscoprire le tradizioni, ma non le tradizioni come quelle che banalmente, no, diciamo, il greco, tradizioni, no, quelle, diciamo, che comunemente definiamo tali. Noi abbiamo bisogno veramente di riscoprire, magari conoscendo appunto le cose del passato, l'origine, il motivo per cui questa comunità si chiama comunità. Perché delle due l'una, dico soltanto questa cosa, consentito, perché poi mi viene spontaneo e poi mi taccio. Delle due l'una, o noi tutti siamo dell'idea che l'essere calimerese derivi da una circostanza fortunata per alcuni e fortuita per altri, perché non so esattamente cosa ognuno di voi pensi dell'essere calimerese, e quindi lasciata assolutamente al caso, al destino che ci ha voluto vedere nascere qui, quando magari potevamo nascere in un paese limitrofo o in una nazione diversa, oppure, e questo è il pensiero che ho nella mente, il fatto di essere qui, in questo paese, oggi, tutti insieme, noi e non altri,
un suo motivo. Forse è una visione, lo ammetto, anche un po' romantica della vita, no? Ma ognuno di noi vive questo paese e in questo paese è chiamato a dare il suo contributo. Si spera nel bene, perché essere ricordati per cose negative non è che sia proprio la cosa migliore del mondo. E se questo è quello per cui siamo chiamati, bene, io credo che l'essere comunità innanzitutto è la cosa più importante che possiamo fare. Io non mi stancherò mai di dirlo, a volte forse sino ad arrivare alla noia. Questo paese è un paese, secondo me, in cui purtroppo la politica è stata divisiva. Ecco, viviamola nel senso alto del termine, perché tanto la politica è tutto ciò che va in favore di una comunità. Per cui chiamiamoci tutti insieme a quella responsabilità che oggi cade prevalentemente su di me, ma che domani sarà di un altro, che è quella responsabilità di vedere il paese crescere. E questo, quello che fa Vito, è semplicemente buttare le basi perché questi bambini, queste bambine, domani forse possono avere più a cuore il nostro paese, probabilmente molto di più di quanto te lo teniamo a cuore noi. Quindi grazie. Scusate, grazie al Comitato Feste Patronali che veramente ci sta facendo emozionare dall'anno scorso, che ci date sempre un'iniziativa in più che ci... Beh, dall'anno scorso, nel senso che insomma abbiamo iniziato a lavorare un po', no? Dall'anno scorso non era la festa che si è messa l'anno scorso, per cui io sono molto contenta. Noi riusciamo a fare non molto, ma quello che riusciamo a fare lo facciamo veramente con tutto il cuore, e mi auguro che questo bello intreccio di relazioni e di esperienze possa continuare con voi a lungo. Grazie a te, Silvia. Grazie anche all'amministrazione. Quello che ha detto Francesca riusciamo a realizzare, perché si dialoga tra amministrazione, comitato feste, parrocchia, e soprattutto perché e grazie a tutti i cittadini di Calimera che continuano a darci fiducia e continuano a darci il loro sostegno per poter fare anche queste piccole iniziative. In effetti queste sono iniziative che ci costano veramente pochissimo, anzi questa sera proprio non ci è costato niente, grazie a Vito, grazie al Circolo di Pietania, grazie a Anna Maria, grazie ai bambini, però ha fatto sì che tutti quanti ci unissimo qui in questa sala per ritrovare un po' quello che erano i nostri ricordi, e i nostri ricordi che ci aiutano a migliorare per il futuro. Ringraziamo le forze dell'ordine, la protezione civile, tutto il comitato, tutti i ragazzi che sono lì dietro, che in questi giorni li avete visti per le strade di Calimera e sono venuti a... Scusami, Nico, se li girate e se lo meritano, perché sono lì, sono dietro. C'è qualcun altro in sala, ma sono tutti in piedi. Grazie anche agli altri che non ci sono, magari stanno anche seduti, alle nostre guide, componenti del vecchio Comitato Feste. Poi, non per ultimo, grazie anche a Davide che ci ha, con la sua radio ha trasmesso in diretta streaming tutta la serata, anche parte della processione, e poi chi altro dobbiamo ringraziare? Vado? Vai. A Massimo Floris, perché si è reso disponibile per... Sappiamo quanto sacrificio ci vuole, quindi grazie Massimo davvero. Poi ringraziamo chi? Tutti i papà e le mamme che hanno permesso a questi ragazzi di arrivare a fare questa recita. E grazie a chi pure? E grazie ai nonni, è vero Vito? Che hanno accompagnato questi ragazzi, perché è una figure davvero belle e importanti, quindi... Poi mi paghi la pizza tanto. E grazie a voi. Credo, Nico, che continuiamo a restare tutti uniti, perché abbiamo sempre altre sorprese, altre novità.
per le prossime feste. Anche le feste minori riusciremo a valorizzare. Cercheremo di dare qualcosa anche per le feste un po' più. Grazie e buona serata. Buona serata. Ci di la partita. Speriamo bene. Grazie, grazie ragazzi. Grazie a tutti. Grazie.